Book Pride, oltre a una fiera, è anche la festa dell'editoria indipendente. Ma cos'è esattamente essere un editore indipendente? Ma per noi è non avere alcuna posizione di monopolio o una posizione di dominanza all'interno della filiera commerciale del libro, e quindi è non essere contemporaneamente, diciamo, un distributore e un editore o un libraio e un distributore, quindi è occupare solo un singolo gradino di questa filiera da un lato. All'altro è anche non essere di fatto un'editoria dipendente da istituzioni come regioni, quindi, o esplicitamente essere un'editoria a pagamento, quindi finanziata direttamente dagli autori. C'è anche una questione di dimensioni, cioè di fronte ai colossi che operano sul mercato italiano? No, possono esserci editori indipendenti anche con fatturati molto molto alti, purché siano esclusivamente editori e quindi non siano contemporaneamente, cioè non possano guadagnare anche da altri punti appunto della filiera, e quindi in qualche modo ostacolare altri editori colleghi. Il manifesto per l'editoria indipendente a cosa punta? Punta a un ecosistema del libro vivibile per tutti gli abitanti di questo ecosistema, che non sono solo gli editori, sono gli editori, i librai, i bibliotecari, gli studenti, gli insegnanti, redattori, traduttori, grafici e anche tipografi. L'ecosistema deve essere vivibile, e questo significa porsi il problema di come contenere i fenomeni di concentrazione editoriale che in qualche modo sottraggono risorse ai diversi attori. Sembrate molto cooperativi più che competitivi o concorrenti, pure siete sullo stesso mercato. Ma il problema non è tra il singolo editore e l'altro singolo editore. Tutta l'editoria indipendente vive gli stessi problemi ed è fortemente messa ai margini in realtà da una competizione che si scatenano tra di loro i grandi gruppi, quindi è penalizzata nel confronto con i grandi gruppi, ma non tra singolo editore e singolo editore, anche perché i volumi pubblicati spesso sono pochi e c'è il grande vantaggio che si rivolgono a pubblici estremamente specifici e quindi ognuno ha il proprio pubblico. Questo pubblico esiste, cioè nel senso che c'è una richiesta, una domanda di produzione di qualità, di ricerca del nuovo e anche di produzioni che vanno in conto corrente? Sì, il pubblico esiste e gli editori che sono qui, che fanno parte di Odei, di Book Pride, ma anche altri editori che non sono qui, lo dimostrano. È un pubblico che può essere nutrito, alimentato, che è un pubblico che spesso va in cerca del libro, della propria nicchia, del proprio tipo di autore, del proprio editore. Non è un caso che il successo di un colosso come Amazon appunto sia anche legato a questo, cioè Amazon, che vende appunto decine di migliaia di libri, sa che c'è un lettore possibile per qualunque libro e quindi potenzialmente glielo fornisce.